Walkadelici, vita da musicisti, un podcast di Doremind Music. Papà, ma è vero che tutti possono diventare walkadelici? Certamente, se ascoltano il nostro podcast mentre... camminano! Bravo! Olè! Noi siamo i... Walkadelici! Come faccio a fare al mio bimbo ogni tanto, vedo che lui è più sveglio di te, però vabbè, comunque sì, Madonna, ci sta, la differenza c'è sempre di età, un attimo differenza di età è così, e insomma, quindi questa è la nostra seconda puntata, si può dire? Puoi dirlo. Perfetto. Bravo. Ok, grazie. E c'è una macchina qua. Attenzione, vai. Perfetto. E quindi la prima puntata è stata un successo. Sia per chi è stato contento di quella cosa che abbiamo fatto, sia per chi non lo è stato, diciamo, cioè nel senso comunque abbiamo ricevuto... C'è stata gente non contenta? Eh beh, qualcuno sì. Addirittura sì, non sì. contenta? Eh beh, mio fratello che è un grande fruitore di podcast, sì. Che poi deve aver scritto anche un decalogo su come fare... Cioè lui è una sorta di Lars von Trier del podcast... Mamma mia, che nomi che mi tiri fuori. E praticamente ha detto, vabbè, ma se voi fate un podcast, dite vita da musicisti, poi non mettete dei contenuti, detto, sì, ma aspetta, scusami, però non per, cioè, non voglio obiettare, però dico, alla fine abbiamo parlato di alcuni artisti con cui collaboriamo, sì, non è che non abbiamo parlato di niente. Però lui ha detto, vabbè, dovete mettere dei contenuti, ma ovvio che metteremo dei contenuti. Forse il coniglio è risultato, quando abbiamo parlato del coniglio, sì, dei funghi. Sì, o dei funghi. Forse era un po' fuori tema. Sì, a lui non piacciono i funghi. Comunque, vabbè. Ah, perché coniglio e funghi, comunque, esatto, domenica, mezzogiorno. Stanno bene, dici. Non è male. Mamma mia, gli animalisti adesso ti si scaglieranno contro. Io non voglio neanche commentare quello che hai detto. Comunque. No, ma infatti, coniglio e funghi da vedere. Sì, vabbè, comunque i contenuti arriveranno, giusto? Arriveranno dei contenuti. Tipo, sì, che ne so, magari un'intervista. Va Oppure bene. Potrebbe arrivare anche qualcosa di didattica, perché noi la musica ci piace insegnarla anche. Ma dai. Ma sì, dai. E quindi magari facciamo la musica al modo dei walkadelici. Bravo, mi piace questa cosa. Al modo dei walkadelici. Walkadelici. Togliamo la I. Vabbè. Vediamo. Comunque. E insomma, poi parliamo di qualche commento. I commenti che abbiamo ricevuto, ce n'è stato uno simpatico, qualcuno, non possiamo citarli tutti, sono migliaia. Sì. E uno è stato... non era meglio drogarsi. Non era meglio drogarsi, esatto. Bello. E però io ho risposto, comunque, siamo già uno suoi che non fatti. Lo uno che non sa comunque, cioè vabbè, forse a lui non è piaciuto comunque. Comunque noi abbiamo detto, siamo già suoi fatti. Poi c'è stata una ragazza che ha chiesto la danza funky. La danza funky, probabilmente registreremo qualcosa per TikTok. Ci sarà Stefano Ferrari che lancerà. No, dai, diciamo la verità. Allora, Alessandro Porro si è attrezzato, ha contattato la ragazza e si è presentato a casa sua ballando il funky. Ma non è quindi vero, la cosa, sì, assolutamente. Delle cose assurde. Me l'ha detto lei l'altra sera. No. Sì, ma le hai lasciato anche il numero. Comunque, tu, vabbè, dai, in ogni tu caso. Che dovevi fare in la ogni danza caso, funky, danza funky. Che l'hai tirata in ballo. Cosa ti devo dire? Comunque, mi hai preceduto. Sei stato velocissimo. E poi che altri commenti ci hanno fatto, Ale? Dai, su. Che commenti, dimmi. Ci hanno fatto? Ah, c'è stato il commento quello su YouTube. Sì? Posso dirlo così? No, sì. No, sì, va, no, bene. Va bene. Ma sì, ma lo sai che nel primo podcast, tu quando dici podcast, ogni volta dici podcast. Cioè, quindi puoi dire YouTube come vuoi. Sì. È difficile da dire podcast. Sì. No, sottolinei certe parole. Ok, stiamo andando lunghi davvero, come mai non sei nervoso? No, per niente, vabbè, tanto il ritmo è abbastanza buono, oggi sei più sveglio. Ok. Quindi, volevo dire, su YouTube c'è stato un commento che io all'inizio non avevo capito, pensavo fosse un haters, è uno, uno che voleva un po' così fare una battutaccia su di noi, nostra... Così. E invece poi ho capito che era una cosa molto in tema con il podcast. Esatto. E quindi l'aveva proprio ascoltato con attenzione. Il carissimo, tra l'altro, io lo conosco. Puma, lo Kinger e Abdul, un personaggio. Stiamo passando di fianco a un'azienda ma stanno facendo... di biciclette, secondo me stanno festeggiando. Ascoltiamoli. Il baracchino, hanno parlato del baracchino. Comunque alla fine è giusto anche che chi ha un'azienda la domenica si rilassi e si diverta, non come noi che siamo sempre qua a lavorare e a camminare.
A proposito, comunque... guardiamo se registra. Sì. Registra, bene. Bravo, il controllo è andato a buon fine. Bene. E insomma, beh, il grandissimo Puma Kingre Abdullah, al quale ho risposto così, ci ha chiesto se perché... Non andavamo ad amici. Giustamente... Giustamente noi... Vabbè, sì, ma noi non andiamo, noi andiamo qua, andiamo nei campi. Via, adesso vai. Fai una foto, dai, facci una foto. E come faccio? Quante mani ho? Ho mano l'H4. Sì, sì, dai. Cioè, poi ci farai una foto allora dopo. Dopo vi faccio una foto. Ok. Adesso. E poi c'è il commento, a me era piaciuto quello lì sulla spazialità. Quello lì, sulla spazialità, che si sente che una voce arriva da destra e una da sinistra. Adesso non ricordo quale. Perché sono dei registriamo, puristi, sono dei puristi. Sono puristi dell'audio. Puristi dell'audio. Perché noi registriamo con questo H4 un po' vecchiotto, che però ha i due microfonini in stereo. Quindi si sente la voce che arriva da una parte e la voce che arriva dall'altra. Oh, bene, dai, svegli. Adesso vabbè, abbiamo dato spazio un po' ai commenti, come si fa nelle migliori rubriche. No, aspetta, ecco. podcast. Sì, faccio l'Alessandro però Porro quando pronuncio non le cose così. Stati tutti. Lo so, sono migliaia. C'era forse uno che parlava di contenuti che dovevamo trattare, che però è un po' volgare, non lo diciamo. Ah, quello? Sì, vabbè, ma nel senso lui ha proposto di parlare di quella cosa che sì, poi ovviamente che fa alzare gli ascolti e non solo, però voglio dire, non stiamo qua a parlare di queste cose. Ecco detto questo, introduciamo il nostro ospite della giornata. Fai la sigla, Ale, dai. No, dai, canta, sì. Canta. No, dai, metto dopo la dopo la ci pensi la sigla, te in studio mentre fai il podcast. Va bene, ce l'hai con me? Voglio essere no, assolutamente. Certo, sì. Perfetto. Okay. Allora introduciamo il nostro ospite, che, signore e signori, è niente di meno che Elesio. Ciao Elesio, ciao, benvenuti. Ciao. Perfetto, ecco. Bene, benvenuto. Molto bene. Che ci racconterà un po' il suo lavoro di autoproduzione, di promozione. Quindi ci racconterò un po' come ha sviluppato il suo lavoro musicale nell'ultimo periodo. Non so quando è iniziato. Quando è iniziato a lavorare a queste cose? Tra virgolette, progetti personali circa un annetto e mezzo fa. Ok. Dove sono usciti i miei primi tre brani circa un annetto e mezzo fa, dove diciamo che poi anche per colpa in questo periodo qua del lockdown, del problema generale, è stato un breve blocco, dove presto tornerò sui social con nuovi brani. Quindi hai citato i social perché comunque hai puntato un po' anche sull'aspetto social di questa tua... Diciamo che nel 2020 è quasi tra virgolette obbligatorio avere almeno un social a disposizione. Okay. E tu cosa usi più che altro? Principalmente in questo, diciamo, preferisco usare Instagram. Okay. Diciamo è il social principale attuale dopo Facebook. Quindi TikTok no? TikTok sì, diciamo sì, che lo sto iniziando a capire. Sì. Perché io faccio fatica a capire. È difficile capire TikTok. È vero? Diciamo che vanno un po' a fasce d'età. Eh sì. Magari cioè, Facebook è un po' più over 40, sì, over 35. Sì, e noi quindi siamo, io e Stefano Facebook capiamo, è la nostra casa naturale, il nostro pane quotidiano. Se no, Instagram è un po' la casa di riposo dei social, la fascia media. Scusa. E poi TikTok sono partono dai 10 anni, arrivano a 15. Addirittura? Sì. 10 anni. È legale? Sì, che sia legale, magari visualizzare. Non lo so. Vabbè. Proporre contenuti, non penso. Infatti, sì. Va bene, e allora quindi soprattutto Instagram, perché è quello un po' più legato alla tua... Principalmente Instagram. Alla tua età forse, cioè giusto, sì, è quello dove puoi avere più contatti. Ok, ma sì, iniziamo... Per avere anche un rapporto magari col pubblico che ti ascolta. Sì, certo. Caspita, qua cadono tronchi nel frattempo. Ma perché c'è stato vento, eh? Sì, c'è stato molto vento e ha sradicato, okay, o ha comunque... Brutta cosa questa qua dell'albero, un'immagine dura. Sì, un'immagine dura, però... Io direi di torniamo alla musica. Partiamo un po' dalla musica. Alle tue canzoni. Ok, quindi. Qual è stata la prima canzone? Posso fare una domanda del cavolo? Sì, prego. Posso? Ma come mai Elesio? Diciamo che Elesio
Ci posso, sì, se sì, no me lo dici. Tra virgolette è uno storpiamento del mio nome vero, che è Alessio. Anagramma? Anagramma, sì. Dove dovrebbe essere più o meno in Ma non è un anagramma giusto, perché c'è un in più. Ok, sì. Dove dovrei essere, se non sbaglio, ero in seconda media, dove questa compagna di classe, per scherzare, a posto di chiamarmi Alessio, mi ha chiamato Ellesio. E da lì è nato questo... mi è rimasto... Chi è questo compagno di classe, scusa? È un compagno di classe che adesso non ha più contatti. Ah, sì, vabbè, ma diciamo il nome, così, solo il ma nome. Perché Alessandro, è un grandissimo nome. Alessandro, vedi, scusa, te dopo lì mica non lo dicesse. Perché tu lo sapevi? Alessandro, no, era preparata questa cosa. Va. Era preparata a mia insaputa, che Stefano prepara. Il cognome, però. No, okay. il cognome non lo diciamo, no, perché non lo diciamo, sarebbe un po' Sandro Porro. Eravate compagni di classe, tu eri ripetente. Lavativo, che non sei altro. Studia al posto di fare le interviste. Al posto di fare i walkadelic. Ascolta. Quindi Ellesio ha iniziato a lavorare ai suoi pezzi, cioè perciò se li hai messi fuori, messi fuori, vabbè, brutto modo di pubblicati. Dire, pubblicati, fatti uscire. Un anno e mezzo fa significa che questi lavori, cioè, arrivano da prima, no? Sì, diciamo che ho fatto un po' di anni prima a studiare musica in generale. Ecco, una cosa, qual è quindi il primo ingrediente fondamentale, principale e più importante? Avere un grande insegnante. Ah, oh, caspita, tu l'hai avuto? Questa qua era preparata. O ce l'hai? Diciamo che... ne ho cambiati di diversi per poi trovare quello giusto. Ok. E quello giusto chi era? Ah, non si può dire, no? Diciamo che non si può dire. Diciamo che Ale, se ci lasci magari il numero di telefono di questo insegnante, dovessero chiederci. Hai incastri pure con l'italiano. Sono un attimo emozionato, dovessero chiederci, noi potremmo proporre questo fantastico, okay, cioè, incredibile. Cioè, questa cosa mi ha veramente colpito. Ecco. Va bene, dai, Stefano. Abbiamo fatto passare il signore in bicicletta che rischiava di colpirmi mentre la storia mi aveva colpito. Andiamo avanti. Abbiamo iniziato a lavorare. Adesso stai zitto per un anno. No. lavoro sui brani, quindi poi. Sì. Ok. Sì. E... come hai fatto questo lavoro sui brani? Diciamo che principalmente ho provato a scrivere diverse canzoni. Per poi, diciamo, trovare magari il mio mood, il mio mondo, per poi crearmi magari un mio stile, diciamo, dove qualcuno può anche identificarmi in mezzo alla massa che c'è in giro di gente che fa musica, no? Ma quindi, cioè, ti definisci in qualche genere o no? Diciamo che, vabbè, il genere principale è il pop. Ok. Poi diciamo che ho... Canti in italiano? Sì, in italiano. E sono amante del... lo chiamano il sad love. Sad love? Che è tipo un pop con delle basi magari non troppo catchy, funky, divertenti. Okay. Un po' più magari profondi, tra virgolette. Ok. Che parla di argomenti magari un basi po' un po' più crepuscolari, diciamo, un po'... Sì, vario, no? Bene... Un po' più sad. Precisa, un po' più sad. Però sono amante di quel genere là. Ok. Ti piace più il sad o il love? No, scherzo, dai, andiamo avanti. Vabbè, ma ogni tanto. Giriamo sul ponticello, che ponticello. Si va in un campo aperto. E quindi, vabbè, hai parlato di basi. Allora, vabbè, parliamo un attimino della produzione. Come... diciamo che producendomi da solo, tra virgolette, io lavoro anche con diverse persone. Ho un ragazzo con cui propongo il mio provino, dove poi se diciamo lo sistemiamo un po' e magari facciamo sotto una base, dove poi lo registro in uno studio e poi ho altre persone che magari fanno il mix, il master. Ok, ma quindi tu parti da un provino che hai fatto da te? Sì, fatto da me, poi ci sono diversi modi. Hai fatto da te al computer? Appunto. Sì, no, io ho un piccolo home studio a casa. Ok, cosa usi? Come studio uso Logic. Ah, 9, 10, X. XX, sì, 10X chiamano. Però diciamo che sì, uso Logic perché, vabbè, avendo l'Apple così non voglio... sono solamente provini, non cose così ufficiali. Okay. Mi basta anche usare... uso per mettere giù le idee. GarageBand a volte, non è un problema. Sì, certo. Poi porti queste idee a, diciamo, porto un producer. Queste idee qua magari ne propongo, non so, due o tre...
e le scegliamo insieme al producer, dove poi creiamo insieme un mood, una base, okay, dove poi registro in studio insieme a un altro collega, dove poi fa anche il mix e il master, che sarebbe il lo citiamo, lo possiamo il citare batte, il famoso, batte, il cosiddetto batte, batte merita, il cosiddetto batte, il batte. Cosiddetto vabbè, batte viene che così, e poi fai anche il mastering. Sì, faccio anche il mastering poi con un altro, un'altra persona. Cioè, lo trovi importante il mastering? Entriamo un po' così. Giusto. Sì, hai sentito? Secondo me a livello di qualità cambia molto sentire un progetto solo mixato o magari masterizzato. Ok, anche il fatto del mix fatto bene è importante. Sì, mix fatto bene, mastering fatto bene. Totalmente la canzone da un mix fatto bene a un mix fatto. Sì, effettivamente ho sentito i tuoi lavori, sono fatti molto bene, suonano molto bene. Poi magari a proposito, metteremo ovviamente i link ai tuoi brani. Certo. In descrizione del podcast. Giusto, Stefano? Sì, del podcast. Del podcast. Ecco. Va bene, quindi fatto tutto questo lavoro di produzione, sei partito un pochettino con la fase di promozione, di pubblicazione. Pubblicazione dei pezzi. Ok. Esperimenti, perché ovviamente non avendo nessuno alle spalle ed essendo un mondo nuovo si provano anche delle cose, no? Per vedere, certo, come risponde il pubblico, okay, eccetera. Come ha risposto il pubblico in genere, secondo te? Diciamo che sono molto soddisfatto dei lavori che ho, diciamo, creato insieme al mio team e pubblicato, dove raccontano delle storie vere. Mm-hmm. E ho avuto anche, su magari in particolare anche una canzone, un bel riscontro anche dal pubblico, dove addirittura mi scrivevano in direct su Instagram: anche grazie alla tua canzone ho riacquisito rapporti con la mia ragazza, con il mio ragazzo. Ah, quindi proprio un effetto. Effetto Cupido. Effetto Cupido, bravo. Anche. Bello questa cosa. Stefano, bravo, ogni tanto intervieni. Bene, bravo. Grazie. Dal Sad Love all'effetto Cupido. Bello. Diciamo, mi piace. Che è un'evoluzione. È un bel anche, sì, riscontro. Cioè, è un bel Cupido. Basta però, lascialo parlare. Mi confonde sempre. Scusami, è il mio umorismo. È bello anche avere un riscontro dal pubblico che ti apprezza per quello che fai, bello, poi magari fondamentale. Se riesci anche con la tua musica a aiutare altre persone è ancora più bello. Ok, quindi il lavoro di pubblicazione l'hai fatto anche quello in autonomia. Sì. Cioè, su Spotify, sì, hai pubblicato? Sì, ho pubblicato, cioè, su Spotify, su YouTube, ci sono, diciamo, dei... Con distributore, hai usato? Distributori digitali autonomi. Che sono su, ad esempio, non so, c'è TuneCore di DistroKid. Ok. Sono più o meno tutti quanti uguali, non cambia molto se non magari delle clausole per pubblicare, eccetera, eccetera. Ho visto che una delle differenze principali è sostanzialmente se hai un prezzo fisso, annuale, giusto? Sì, o se hai invece, loro, sì. O se hai invece una percentuale, o no? Perché ad esempio Sounddrop... Sì. Non hai un prezzo fisso. Ma tu intendi un prezzo fisso per di pubblicazione? Io principalmente conosco TuneCore e DistroKid, dove so che DistroKid è un pagamento annuale, no? Giusto? E poi fai quello che vuoi. Ok, tipo un abbonamento, non so come chiamarlo. Oh. Mentre TuneCore, come funziona? Tra virgolette paghi ogni singolo che esce. Ah, quindi questo. Ah, ok, questa è un'altra differenza che io non conoscevo, molto interessante. Ci sono i pro e i contro. Cioè, lì paghi a singolo, cioè... Sì, ok. Paghi a singolo, album. Mentre, ti dico, Sounddrop è ancora differente perché non paghi nulla prima. Ok. Ma paghi semplicemente una percentuale sulle ascolti, entrate. Cioè, praticamente, se tu fai... Che ne so, facciamo l'esempio delle classiche 10.000 ascolti che ti portano i 40 euro. Certo. Famosi. Ecco, su questi 40 euro il Sounddrop si trattiene il 15%. Ok. Capito? Però non ti chiede nessuno. Però non ti chiede niente in anticipo, quindi sostanzialmente tu puoi pubblicare quanto vuoi, poi se la cosa funziona loro si tengono qualcosa.
Ma ci sono, volevo chiedere una cosa, ci sono anche, ti offrono qualcosa in più o semplicemente la possibilità di caricare il tuo brano su Spotify, su YouTube? Sì, no, beh, ci sono YouTube. ci sono diversi servizi, ti offrono alcuni servizi, in base a dove pubblicare il brano, non è solamente la pubblicazione e basta. Ok, puoi fare, ad esempio io ho visto, perché abbiamo fatto un lavoro noi così, si può fare il pre-save. Sì, puoi fare con, il pre-save di alcuni brani, magari su iTunes, okay. Dove permette, anche su Spotify se non sbaglio. Su Spotify, sì, dove certo. Permette il pre-save del pezzo che uscirà in anticipo. Ok, cioè tu puoi salvarti sono, il brano. Sono servizi che tu puoi utilizzare quando hai già una fanbase minima. Sì, sì, può servire, beh, può servire anche per creare un po' di movimento, nel senso inizia sì, a chiedere, dai, salvati questo brano, poi lo ascolterai nel momento in cui esce, quindi ma non, sì, serve a muovere un po' le cose, capito? Non è che tanti pre-save portino a qualcosa, a una conseguenza. Questi sono i famosi misteri che degli algoritmi, non lo possiamo sapere, lo sa soltanto il dio degli algoritmi che non sappiamo chi sia. Ok. Vabbè, però lo intervisteremo. Cercheremo di intervistarlo. Cercheremo di al più presto. Il dio degli algoritmi. Bello, bello, potrebbe essere il titolo della puntata. Esatto. No, vabbè, sarebbe troppo, dai. Lasciamo sì. Perdere. E... va bene, quindi Spotify e beh, hai fatto un video. Più che un video ufficiale su YouTube, no. Hai fatto una cosa breve, perché l'ho vista. Dei mini video su okay. Instagram per presentare il pezzo che usciva... Che tra l'altro bello, comunque. A novembre. Si sono fatti molto sono bene. Fatti bene. Quindi hai fatto dei trailer? Sì, sì. Sì, diciamo delle intro che spiegavano in breve la storia del pezzo. Ok. Dove poi usciva insieme al pezzo per avere anche un minimo di immagine. Uh-huh. Certo. Non solo uditiva, ma anche... Ecco, ma ad esempio, parlando di immagine, no? Adesso vabbè, poi volevo tornare anche al discorso del video, però la copertina del disco, no? La copertina del singolo, che è quella che comunque viene pubblicata su Spotify, no? E qual è la soluzione migliore per realizzare una copertina? Un discorso grafico, un discorso fotografico? Si scrive il nome, si scrive il titolo. Diciamo quello che preferisce, lui forse vogliamo sapere. No, però lui io te lo dico perché lui si è fatto un'idea di come, oh, okay. Di come potrebbe essere una soluzione, magari da offrire anche a chi è interessato appunto a questo tipo di, sì. Di contenuto. Sì, sono tutte di idee personali perché ovviamente sto sperimentando. Uh-huh. Cioè, però diciamo che non c'è una regola ben precisa. Diciamo che nella massa devi creare un qualcosa che a chi ti vuole ascoltare, a chi magari scorre su Instagram piuttosto che su Spotify, dia il colpo all'occhio per dire ah, chi è questo qua? Sì, sì, certo. Perché ormai avendo anche promozioni su Instagram, su Spotify, ci sono un sacco di artisti che promuovono la loro musica e quindi tanti magari skippano senza neanche ascoltare i tre secondi della canzone. Come hai attirato tu l'attenzione? Diciamo che principalmente a me piace magari scrivere delle canzoni con una storia vera, no? Creare una storia vera dove magari puoi anche connetterti. Questa canzone è tratta da una storia vera. Famoso. Dove ti puoi anche magari connettere con chi ti ascolta. Certo. Perché per creare magari anche un legame qualora non ti conosci veramente, no? Un po' più profondo, certo. Ok. E quindi se è la storia vera sarà una fotografia e non una grafica? Sì, diciamo che magari con la canzone ti puoi anche un po', tra virgolette, come si dice, mettere a nudo per presentarti, per farti diciamolo tra virgolette, se uno si mette a nudo l'attenzione la tira di sicuro, tra virgolette è un pochino più difficile, ok? Certo. Va bene. No, e poi volevo tornare un secondo, rimanere sul discorso sempre di immagine. Perché hai scelto questi piccoli trailer su Instagram piuttosto che un video completo? Se c'è un motivo. Perché no, un motivo particolare non c'è ancora. Però diciamo che essendo ancora magari ai tempi, magari un anno fa erano degli esperimenti per capire un po'
come mi trovavo, se mi piaceva, piuttosto che ho preferito fare prima, tra virgolette, specializzarmi magari su un social in particolare e non arrivare di botto su tutti quanti i social che c'erano. Cioè, quindi sì, non disperdere, diciamo. Sì, no, magari focalizzarti su uno, poi da là ti espandi piano piano verso gli altri. Anche perché, cioè, vado per logica, magari mi sbaglio, correggimi, se tu punti a fare tanti ascolti su Spotify, mettendo un video su YouTube magari rischi di disperdere un attimino quelli che sono i tuoi obiettivi. Diciamo che personalmente il mio obiettivo non è fare ascolti, sì, o trarre guadagni, cose del genere, anche perché siamo a 10.000 ascolti una pizza. A parte quello, sì, Spotify, poi se ti focalizzi così su quello, tendi, certo, a fare magari musica che va di moda in questo momento, però come la chiamo io è musica spazzatura, cioè nel senso che va magari per un periodo brevissimo, certo, poi arriva la new era, la nuova moda, mm, e passa al secondo piano subito, no? Quindi come si può dire, trash love. Trash love, bravo. Ah, tanto no, tu sei rimasto un po', una va bene, cazzata, sei rimasto colpito. Vabbè, io no, cioè, ormai io ragionerò così. E quindi, sì, scusami, sto no. Posso? Sì, sì. Ah. No, ma prego, okay, adesso vabbè, abbiamo parlato di happy trash love. Siamo happy trash love, ok. Perciò, se appunto, come dicevi giustamente, non è il tuo obiettivo quello delle visualizzazioni e così, quale può essere il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è cercare di raggiungere più persone possibile, no? Proponendo magari un prodotto di qualità. Di qualità, no? Ok. Dove però un prodotto magari, come dicevo prima, vero, cioè non creando un personaggio finto, certo, poi col tempo sicuramente si va a capire, no? Che è un personaggio finto. Un prodotto vero dove possa, tra virgolette, aiutare, come magari, sai, perché io magari scrivo dei brani, non ci sono quei momenti che possono essere positivi o negativi, no? Mm-hmm. E ti aiutano un po', e vorrei che magari aiutasse anche le persone che mi ascoltano in quei loro momenti che possono essere positivi o negativi. Ok, certo. Quindi diciamo un contatto un po' più vero. Quello, sì, fondamentalmente, magari non giocare tanto sui numeri, io adesso volevo, ma fammi finire la frase, cioè non, sì, giocare, no, tanto sui numero alto che potresti raggiungere facendo delle cose di un po' trash, come le chiama Stefano, ma invece magari cercare un contatto più diretto con le persone che ti ascoltano, anche se magari il numero può essere anche più basso, perché magari, sì. Okay. Sì, detto adesso, dopo ha meno significato, però io volevo dire bravo ad Alessio, perché comunque questa verità, cioè questa sincerità che tu metti in mostra sicuramente è positiva, ecco, rispetto piuttosto magari a dei contenuti che passano e sono più fittizi, ecco. Ecco. Cioè, quindi bravo Ale. Bene. Bravo Alessio. Grazie. Ti ha messo un po' a... Benissimo, ci stiamo facendo un bel camminatone. Eh beh, sì. Forse, sì, non direi so, che... a un certo punto, non so se Alessio è abituato a queste camminate. Sì, quasi pensava a una classica, tra virgolette, intervista o podcast. Sì, possiamo magari... Tutti là, sì. Tranquillo, lì, invece qua si fa fatica. Sì, possiamo sempre tornare indietro. Cioè... Possiamo anche iniziare, sì, a tornare indietro, possiamo fare, forse. Facciamo anche un dietrofront. Magari lui c'aveva anche da fare. Dopo, quindi cioè, Alessio è la sinistra, io sono sinistra. Prima la sinistra. Bellissimo questo effetto. Mamma mia, qua si raggiungono degli effetti psichedelici degni dei volcadelici. Esatto. Potremmo rivoltarci più di una volta avanti e indietro. Beh, no, ma sei troppo come tre ogni cambio domanda. Ok, molto bene. Sai che avevo una curiosità, ma tu cosa ne pensi invece del talent show e queste cose qua? Ma questa curiosità di sentire uno e queste cosa cose qua, cosa... e queste robe qua, cosa ne pensi? Diciamo che è un mistero. Oh. Io ho provato a fare un talent show. Sono un mistero. Hai provato? Ho provato a farne un talent show 2 anni fa circa, dove sono arrivato all'ultima fase prima di apparire in televisione. Ok. Però poi adesso sono tutte mie idee, perché è molto difficile entrare dentro, anche perché si presentano milioni di persone. E certo. Quindi pensando che arriva nei live 10-15 persone. Sì, sì, è proprio una selezione. È molto difficile, certo, riuscire magari a passare. Ok.
Poi non lo so, in questo momento non sono molto, mi fanno, come posso dire, non sono molto pro ai talent, perché vedendoli in televisione, non tutti, perché ci sono alcuni che magari preferisco. Ad esempio che almeno mi faccio un'idea anch'io che sembro un dinosauro. Dipende, in questo momento preferisco Amici. Veramente? Perché c'è anche, sì, c'è anche una scuola prima dove ti magari ti preparano anche, no? Rispetto magari a Mix Factor che vai là pronto via di fare 12 live prima delle audizioni. Ok. E basta. Ho capito, benissimo. E invece un'altra cosa, è il live. Cioè però proprio... quella, come dicevo prima, scusami, quella no, è più magari televisione. Okay. Non è proprio musica, per come la vedo io in questo momento. Ah, no? Cioè sì, nel senso valgono di più altre cose. È più show. O vai là con un progetto che già music. Ben forte, ben sviluppato, e quindi puoi aumentare la tua vetrina. Ok. O se no, secondo me è più televisione che musica, a tutti gli effetti. Quindi io riassumo, scusa un attimo, sì. Faccio lo slogan anche di questa domanda. Mystery Talent Show. Questo non l'ho capito. Perché è mistero, ho detto è un mistero. Io sottolineo le cose d'effetto. Sto tenendo il conto, Bravo. Sad, mystery, trash, love. Bene, bravo. E poi anche ovviamente quello che dici te che è podcast. Quindi concludiamo okay. con no, l'aspetto ma io volevo chiedere... che ci caratterizza a noi, cioè quello che abbiamo sempre fatto noi in tutta la nostra vita. Ma mi il live. No, perché questa è una curiosità anche legata anche al fatto che appunto mi è capitato di vedere delle cose, cioè tipo di X Factor ultimamente, ho visto delle cose di Provini, ma ho pensato, ma il live, in questo momento invece, il live proprio vero e proprio, non che non passa dalla televisione, ha senso per Ellesio? Sì, secondo me il live penso che sia la parte più importante della musica, no? Ok. Che un conto è mettere una canzone, pubblicarla, l'ascoltano e basta. Un conto invece è essere più davanti a 10, 100, anche una, piuttosto che 5.000 persone che ti ascoltano, proprio le vedi che sono dentro con te, come se fossi non solo tu che canti, ma 5.000 persone che cantano insieme, no? Certo. E come sono? Com'è lei? Come sono in questo momento? Com'è la situazione? I canali? Diciamo che... Per arrivare a live? Sì. Sinceramente, diciamo che ovviamente deve essere avere almeno un tot di pezzi da pubblicare, no? da proporre durante il live. Certo. A meno che non fai dei DJ set, tra virgolette, sì. Ma quelle più per musica rap piuttosto che da disco, dove magari durante una serata c'è quell'evento che arriva quel cantante, quell'artista che magari fa un pezzo, due pezzi, basta. Ok. Però comunque okay. Devi garantire anche una fan base, un pubblico. Certo. Sì, forse quello è il modo più diffuso adesso di proporsi da parte di persone che magari si basano su un discorso social. Cioè il fatto di farlo in un contesto di esatto. DJ set sì, già. Sì, o... Perché mettere in piedi un live non credo che sia così. Semplice, cioè tu hai mai fatto live? Live con pezzi personali? Non ancora, anche perché avendo iniziato da un anno e mezzo fa circa. Sì. E certo, non ha fatto. Ora c'è anche il lockdown. Sì, certo. Quindi, diciamo un momento che non era non è dei più allegri. Migliore, diciamo che è una delle scuse preferite da noi musicisti. No, vabbè, questa magari è una scusa per te, però per lui è ma sto scherzando. Cioè, il lockdown è effettivamente una piccola difficoltà. Va bene. Verso il live, ecco. Cioè. Vabbè, penso che piccola è enorme. Sì, sì. Lo dicevo io, amicami. Sì, sì, soprattutto per certi generi, insomma, dove si richiede anche un po' di persone, un po' di presenza, tipo le 5.000 persone, mettere insieme adesso 5.000 persone, arrivano. Eh sì, dai, abbiamo ti portano bisogno via di questo campo. I carabinieri. Cioè. Di questo campo. Volevo chiedere a Alessio se vuole lasciare qualcosa di personale in questa intervista, dire qualcosa, salutare. Come vuoi concludere? Cosa vuoi posso lasciare un mio piccolo consiglio? Che cioè, a quelli che magari arrivano
insomma, agli artisti quelli emergenti, no? Dove magari propongono, sono all'inizio, di creare musica essendo se stessi e non cercando di copiare magari quell'artista nazionale o internazionale che va in quel momento. Cercare magari di creare un rapporto con il pubblico, che sia magari anche solo una persona, che siano 10 o che siano migliaia. Cioè non focalizzarsi sull'apparire, certo, ma magari su un testo vero. Sì, sì, ok. Su una storia vera, tra virgolette. Siamo andati veramente una piacevole camminata. Spediti, adesso facciamo delle metafore. Cosa? Siamo andati spediti? Sì, siamo andati spediti in questa intervista. Un pochino io e te magari... Ovviamente noi non abbiamo né taccuini, nulla, cioè ci siamo Si va tutto a mente, dai ragazzi. Ti piace calpestati? Sì, calpestati, bravo. Calpestati, tu sei... Visto che stiamo camminando. E anche un po' affannati. Affannati perché c'è un po' il fiatone, eh? Sì, sì, vabbè, da parte tua, io sono... E vabbè, tu corri continuamente, poi tra l'altro su queste stesse strade, se non sbaglio. Sì, sì, quindi conosci la anche mia vita il è terreno. Molto monotona. ma tu invece... ti devo chiamare Ellesio in questo caso, cammini? Diciamo che... Cioè cammini? No. La risposta è sì. Sì, cammini. Però, in particolar modo quando voglio scrivere, mi piace camminare magari con le cuffiette, la base in cuffia, e cammino per strada per scrivere magari, quindi, po' di ispirazione. Cioè, sei uno di noi? Certo. Sei uno che cammina. Certo, sei. E quindi anche tu? Sono in tanti. Anche tu vai. Sì, sì. Vedi? Ho dei posti particolari dove vado quasi sempre là per scrivere, che non si può dire perché sennò porta male. Certo. Male. Anche a noi abbiamo dei posti particolarissimi che non diciamo a nessuno. Però adesso facciamo una foto. Tanto chi lo capisce, è un campo questo qui. Poi non è dove scrive l'Esio, quindi qua certo. Sì, no, nel senso noi i nostri posti... intervistiamo. Intervistiamo, diciamo, ma veramente l'ultimo non l'avevamo fatto qua. Cioè, è vero, l'abbiamo fatto al laghetto. Ma adesso stiamo parlando proprio del niente, dai. Forse vabbè, è meglio che chiudiamo. Cioè, dire sì. Comunque abbiamo capito. Parliamo di te. Che adesso cammino. No, di chi? Di Stefano Ferrari. Dai, parliamo un po' di Stefano Ferrari. Un attimo. Sai che alla fine. ne parliamo la prossima volta. Dai. Perché alla fine, cioè, io ho preparato quattro parole su Stefano Ferrari, cose. No? No. Le dirò. Allora, sad. Mystery, trash, cupido, bravo. Love. Allora, sono cinque. Adesso, se poi volete ascoltare i pezzi di Ellesio, li mettiamo in descrizione. Certo. Anzi, non quindi se volete, ascoltate questi pezzi, che sono ascoltate. Bellissimi. Certo. Va bene, cioè, è un modo di dire. A breve arriveranno anche degli altri. Ah, vero, potevamo anche chiedere, ma l'ha detto lui, giustamente. Esatto, noi come intervistatori non siamo granché. Sì, c'è un po' di ritardo appunto per questo problema qua generale. Lockdown, vaffanculo. Non dire parolacce, dai. Vabbè, ma una. Dai, vabbè. Insomma, quindi possiamo chiudere nel modo con cui abbiamo chiuso l'altra volta, col tuo conteggio. Ti ricordi? Sì, mi era piaciuto, sì, dai, fallo ancora se ce la facciamo. Allora, dai. Però ciao, no? Beh, sì, ma non ti fidi, sai, mi non ricordo, mi fido proprio di niente. Alizio ha detto, ma che cosa? Ma sono detto, ma l'avrà riascoltata la puntata. Ce l'ho fatta. Vai. Allora, 1, 2, 3, ciao! Dai, Wolkadelici, ovvero... Stefano Ferrari e Alessandro Porro. Giuro che mi piace troppo fare con Alessandro Porro come faccio con Alessandro Piccolo. Guarda che chiudo il registratore perché mi stai annoiando. Ciao. Ciao a tutti. Ciao così, dai. 1, 2, 3. Ciao. Basta.